Ciao Leggini, torniamo con un video dedicato ai nostri amati angeli e arcangeli. In particolare, in questo video vedremo un po' di arcangeli, i loro nomi. Come ci li possiamo, come dire, li possiamo rivolgerci a loro, anzi a chi possiamo rivolgerci, eccetera. Andremo a vedere insieme anche alcuni di loro in particolare. Allora, noi sappiamo che gli angeli e gli arcangeli amano aiutarci nei momenti difficili, amano starci accanto, guidarci, è uno dei loro compiti e lo svolgono veramente con gioia. Non si sentono obbligati, ma lo fanno veramente con gioia ed amore. Per questo non dobbiamo farci il problema a chiamarli al nostro fianco e a chiedergli aiuto. A volte ce lo facciamo, in realtà è sbagliato perché loro non aspettano altro che poterci aiutare. Però è vero pure che gli arcangeli sono moltissimi e svolgono funzioni differenti. Per questo andremo un attimo a conoscerli meglio singolarmente in questo video per capire a chi possiamo chiedere aiuto specifico quando ne abbiamo bisogno. Dobbiamo prima un attimo dire che gli arcangeli sono degli esseri spirituali molto potenti e la parola arcangelo significa capo degli angeli e infatti sono a capo delle schiere angeliche. Seppure a volte vengono legati alla religione, in realtà gli arcangeli esistono al di fuori di qualunque, come dire, religione e sono anche antichissimi. Già dall'antichità si trova traccia nei testi di queste creature che portano angelos, il messaggio, no? E che hanno il compito di aiutare l'umanità e a far rispettare l'ordine del mondo fisico e che possono intervenire o proprio in un momento di bisogno estremo oppure quando noi glielo chiediamo. Vengono attribuite loro, soprattutto chi ci lavora, come dire, a stretto contatto lo sa, grandi capacità di guide, di guaritori, di protettori, di messaggeri e sono tantissimi, ognuno ha, come dire, la sua missione. Molte volte si parla solo dei sette arcangeli. Ok, ma in realtà poi se ne conoscono molti di più. Spesso il loro nome finisce aggiungendo alla parte finale la sillaba ELL o Irion e quindi descrivendo quella che è la loro funzione rispetto a Dio o comunque, come abbiamo detto, essendo oltre la religione al divino. Essendo delle creature elevate fuori dallo spazio e dal tempo, loro conoscono il passato, il presente e il futuro di ogni persona, così da poterle aiutare, ad illuminarsi, a fare la scelta giusta, ad avere la giusta prospettiva. Non possono mai forzare una persona a fare una cosa piuttosto che un'altra, ma cercano di indirizzarla. Hanno il dono dell'ubiquità, quindi possono stare in più luoghi contemporaneamente, per questo possono aiutare più persone contemporaneamente. Per esempio, molte persone che hanno bisogno di protezione chiamano l'Arcangelo Michele, non è che perché sta da una non andrà a aiutare qualcun altro, lo stesso Raffaele, Gabriele e ora andremo a vedere anche gli altri. Quindi sono creature di luce altamente evoluti che offrono il loro aiuto, amore, guida e guarigione e supporto ogni volta che glielo chiediamo, quindi è veramente una cosa meravigliosa. Però nel piano rispetto del nostro libero arbitrio non interverranno senza che noi glielo chiediamo. Una domanda tipica è quanti arcangeli ci sono? Ci sono molti più arcangeli di quanto la maggior parte delle persone creda, infatti spesso si parla dei sette arcangeli o dei 12 arcangeli, in realtà sono molti di più, ma i più noti sono quelli a cui più spesso si fa riferimento anche nei testi religiosi e che collaborano regolarmente con l'umanità. Ho scritto anche un articolo al riguardo di cui ti metto il link, quindi se vuoi poi lì ne troverai molti di più. Per non creare un video troppo 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 lungo, ne andremo ad analizzare insieme alcuni. Poi ti metto il link al corso, all'articolo e potrai andare come dire, a conoscerne anche altri. Iniziamo da Ariel, l'arcangelo della protezione. È un arcangelo protettore che ha un'energia molto femminile, infatti molto spesso è raffigurata con sembianze femminili. Anche se si dice che gli angeli sono asessuati, diciamo così, però in realtà chi ci lavora riconosce un'energia più maschile o un'energia più femminile. E una cosa che molte volte si percepisce o si vede in base all'extrasenso che avete
avete più sviluppato, è il colore della loro aura. E nel caso di Ariel è rosa, ok? È legata alla protezione nostra, ma soprattutto alla protezione del pianeta, e possiamo chiamarla anche nelle situazioni in cui abbiamo bisogno di lavorare sulla fiducia verso noi stessi. Abbiamo poi Camuel, che è l'arcangelo dell'amore, ok? Dell'amore e della pace, e ha una profonda connessione con il cuore e ti puoi rivolgere a lui per recuperare il tuo vero scopo dell'anima senza intrusioni da parte dell'ego. La sua aura è color rosso rubino, proprio il colore, diciamo, dell'amore. Poi c'è Gabriele, l'arcangelo messaggero, penso insomma abbastanza noto, e infatti Gabriel, messaggero di Dio viene tradotto. È un arcangelo legato a tutte le forme d'arte, quindi e soprattutto alla scrittura, per esempio, se scrivete o se dovete parlare in pubblico, ma se scrivete libri, se scrivete tesine d'esame, se scrivete blog, qualunque cosa vi può ispirare ogni volta che avete bisogno di ispiratore. Di ispirazione. Dato appunto il suo potere di messaggero, si può chiamare anche nel caso bisogna sostenere una conversazione particolarmente importante in cui si deve essere impeccabile. Io lo chiamavo molto quando facevo l'avvocato e avevo da discutere un caso magari un po' più difficile, un po' più importante, in cui dovevo esporre le cose con chiarezza, senza timori, senza, no? Chiamavo sempre Gabriele e devo dire che andava bene. E a volte può farti giungere, essendo l'arcangelo messaggero, i messaggi anche da altre, come dire, che arrivano da altre parti, per esempio dalle tue guide, eccetera, e te li può far avere anche attraverso i Cleidon, che è la voce nella folla, quindi se senti magari quel messaggio, dici, ma è per me questo, tramite una canzone, tramite i social, a volte ti arriva quel post, quel messaggio, tramite le mail, a volte mi scrivete, ah, questa mail che mi hai mandato il lunedì mattina quando arriva la newsletter era proprio quello di cui avevo bisogno, eccetera. Usa tutte, diciamo, queste modalità per farci giungere i messaggi. La sua aura è di color giallo oro. Ok, poi abbiamo Jofiel, che è l'arcangelessa, perché la sua energia è veramente, veramente femminile ed è l'arcangelo della bellezza. La sua aura è color rosa scuro, è bellissima, emana una fragranza di rose, molto spesso può essere accompagnata da questo odore, ti guardi intorno, rose non ce ne sono, è lei. E proprio quando percepisci questo profumo e non c'è, sai che potrebbe essere Jofiel al tuo fianco. E lei infatti è proprio legata a tutto ciò che è rose, bellezza ed è proprio spesso unita alle energie del femminile. Puoi chiamarla per aiutarti a trovare la bellezza interiore dentro di te quando a volte magari non ci si sente belle, oppure anche in situazioni che affronti, che non ti sembrano belle situazioni, a trovare quella bellezza in ogni situazione. Poi c'è Michele, che so che molte di voi sono legate all'Arcangelo Guerriero, è il capo delle milizie celesti, è legato alla protezione, puoi chiamarlo tutte le volte in cui ti senti in pericolo, hai bisogno di sentirti protetta, addirittura a volte presta il suo scudo, ci presta o ci mette nell'ovetto blu, insomma, ha i suoi metodi per farci sentire protetti, infatti la sua aura è blu, viola, scuro e oro. Poi c'è Metatron, che è l'arcangelo del mistero. Infatti, non tutti capiscono questo arcangelo, alcuni addirittura lo temono, eccetera. E è parte della sua missione, il ponte tra l'umanità e il divino, ok? Si può addirittura meditare con il cubo di Metatron, ve ne ho parlato in un articolo, molti di voi hanno preso il ciondolo, cioè che ho anch'io, si può meditare con quel ciondolo, con la figura del cubo di Metatron, per creare appunto una connessione anche per, come dire, andare tra le dimensioni, viaggiare, eccetera, no? Per andare poi a capire come realizzare i nostri progetti, i nostri desideri. È un arcangelo
complesso perché è molto legato al, ci fa passare i piani dimensionali tra l'umanità e il divino, mentre, come dire, gli altri arcangeli molto spesso ci avvolgono, quindi noi ci sentiamo bene, ci sentiamo più belle, ci sentiamo più loquaci, ci sentiamo protette, no? Ci sentiamo amate. Per farvi esempi con gli arcangeli che abbiamo appena conosciuto, quando si lavora con Metatron bisogna avere una mente particolarmente, come dire, sotto controllo, perché se no si rischia di cadere nell'illusione del piano umano e quindi poi l'ego parte, si fa dei viaggi che veramente, e bisogna superare quel ponte che poi ci porta verso il divino. La sua aura è viola chiaro. Poi c'è Raffaele, l'arcangelo della guarigione, sia fisica che emotiva. Può essere chiamato in caso di malattia per avere aiuto nella guarigione e anche laddove ci sono delle dipendenze fisiche da sostanze, che possono essere zuccheri, sostanze tipo tabacco, alcol, droghe, eccetera, ma anche dipendenze emotive, magari quando c'è la codipendenza da altre persone, codipendenza affettiva, eccetera. Per far sì che vi aiuti nella disintossicazione. Raffaele, non so se lo sapevi, non tutti lo sanno, in realtà è anche il protettore dei viaggiatori e chiamarlo prima di un viaggio farà in modo che tutto vada per il meglio. Ha un'aura verde smeraldo. Voglio dirti una cosa al riguardo che è molto interessante. Raffaele, essendo il guaritore, ha il, come simbolo a volte rappresentato col caduceo, che era il simbolo di Hermes. E Hermes è il protettore dei viaggiatori e ha un'aura verde. Ok, ce ne sono tanti altri che non andremo a vedere adesso insieme perché sennò magari veramente questo video diventa tanto tanto lungo. Magari ne vediamo, come dire, giusto un altro paio insieme, poi ti rimando all'articolo. Allora, un altro angelo che mi piacerebbe vedere insieme a te è Raziel, che è l'arcangelo mago. Molto spesso lui appare proprio con l'aspetto di un mago, a volte appare con una strano cappello, eccetera. Lui custodisce segreti spirituali e le cronache akashiche. Essendo un arcangelo mago, può essere invocato per comprendere i segreti della magia, i sogni e anche le stese divinatorie. Puoi rivolgerti a lui anche se hai bisogno di aiuto nella meditazione affinché metta a tacere i pensieri e ti possa lasciare entrare nell'esperienza meditativa. La sua aura ha tutti i colori dell'arcobaleno. Io quando tempo fa lavorai con gli arcangeli per un lungo periodo, perché secondo me per farci un certo tipo di esperienza serve tempo, e a un certo punto, cioè, ero andata, mi sa, non so, dal parrucchiere, così comunque uscita, c'era una ragazza che faceva angeli all'uncinetto, creava dei piccoli angeli molto carini e ne ho voluto subito prendere uno, sia per sostenerla in questa come dire, impresa che stava facendo. Stava comunque, era una ragazza molto carina, però probabilmente era in difficoltà perché li vendeva per strada, eccetera, quindi. E ne ho preso uno e ho detto, sceglierò quello, con cui poi inizierò a lavorare perché evidentemente mi serve in questo momento. Ne aveva di bellissimi. Io solitamente, come dire, uso, cioè, chiamo Michele, così a volte Gabriele, come ti ho detto, e quindi ero subito orientata verso i loro colori. Poi ho visto questo angioletto che era un po' più timido degli altri, questo che aveva creato da lei. Si vedeva che era un po' timido. Michele c'era tutto blu, così, pure Gabriele era tutto carino, c'aveva il, no, che c'aveva in mano, c'aveva un simbolo, insomma, così. Poi c'era questo da un lato, ho detto così, però c'hai i bordini arcobaleno e le alucce arcobaleno. Ho detto no, voglio questo, voglio questo. Poi tornando verso casa con l'autobus mi ero messa a cercare qual era l'arcangelo legato ai colori dell'arcobaleno, ho visto che era Raziel, e da lì abbiamo in effetti iniziato un percorso insieme che poi peraltro dopo un po', guarda caso, mi ha portato ad Akasha. Casualmente, e me lo fate pensare adesso raccontandovi questa cosa, il mio primo corso di Akasha, perché ne ho fatti, ho fatto 2 volte i primi livelli, proprio per capire quale tradizione preferivo, e l'ho fatto vicino alla strada dove ho comprato l'angioletto. In effetti non ci avevo pensato.
poi tutto torna. Se siete musicisti, invece, l'arcangelo per voi è Sandalfon. È un angelo legato alla musica e può portare le preghiere umane direttamente al piano divino. Quindi puoi chiamarlo se pensi che la tua preghiera abbia bisogno di una spintarella o se vuoi imparare a pregare. Perché dico così? Perché in realtà, secondo me, non sappiamo bene pregare. Sì, ok, magari abbiamo imparato le preghiere che ci sono state insegnate, che sono mnemoniche a memoria, ma non è, secondo me, la stessa cosa di aprire il cuore e far uscire una preghiera. Quindi, se vuoi questa ispirazione, se vuoi provare questa esperienza di aprirti e creare tu stessa delle preghiere verso il divino, eccetera, puoi chiamare questo arcangelo per far portare la tua preghiera in alto. Oppure se sei una musicista, un musicista, la sua aura è turchese, molto bello. Uriel, e chiudiamo un po' con lui, che è l'arcangelo delle illuminazioni. Se hai un progetto in testa e vuoi realizzarlo, ma ti manca un po' di ispirazione o come realizzarlo concretamente, perché a volte siamo tutti un po' geniali, però poi la parte della realizzazione è la parte più faticosa, possiamo chiamare questo arcangelo e a volte in realtà anche molto più nel quotidiano per schiarirci le idee quando dobbiamo fare una scelta, ok? E così diciamo che potremmo accedere alla versione migliore di noi, quella più saggia, quella più illuminata. E anche se stai lavorando verso un cammino di illuminazione, se sei nella notte oscura dell'anima, quindi tipo è molto buio in questo momento nella tua vita, le cose sembrano remarti un pochettino contro, tante persone che avevi intorno si allontanano o tu ti allontani da loro perché avete pensieri diversi, eccetera. Quindi se ti serve un pochino di luce dentro al tunnel, sicuramente Uriel è quello giusto. E la sua aura è bellissimo colore giallo tenue, proprio sembra così. E per chi ama i tarocchi, a volte può sembrare un pochino la carta dell'eremita. La carta dell'eremita, i tarocchi, chi li sa leggere lo sa, possono essere letti a tantissimi livelli, ad un livello, passatemi il termine, più elevato, più spirituale. L'eremita è una carta molto bella perché ci porta dentro di noi a cercare la nostra luce interiore, a cercare la nostra illuminazione nel momento di solitudine. Descrive la notte oscura dell'anima. In quel momento, quando ci sentiamo un po' sole, un po' così, un po' che andiamo a tastoni perché non si vede niente, chiamare Uriel che porta una torcia potrebbe essere una buona soluzione. Se vuoi chiamare gli arcangeli, c'ho un video qui su YouTube, ti metto il link per chiamarli in un modo semplice e potente, è proprio per invocarli, ok? Così puoi chiamare gli arcangeli al tuo fianco tutte le volte che ne hai bisogno, non farti problemi o scrupoli. Se non sai come fare, puoi usare questa invocazione che ti metterò il link sotto, semplice e potente, perché gli angeli e gli arcangeli non aspettano altro che un tuo segno per poterti aiutare. Quindi aiutali ad aiutarti. Spero che questo video ti sia piaciuto, in questo caso regalaci un like e iscriviti al canale YouTube delle Leggi della Magia. Tanta luce, ciao! Tanta luce arcangelica, ciao!